dedicato a Raffaello Sanzio, artista simbolo del tardo Rinascimento e primo paladino della tutela dei beni culturali, il nuovo volume d'arte del gruppo farmaceutico Menarini, presentato a Firenze nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte. La monografia, curata da Cristina Cidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, collega vita e opere, mettendo in rilievo l'evoluzione dell'aspetto umano e artistico di Raffaello. Il volume punta l'attenzione su un aspetto biografico meno noto, ovvero il suo impegno per la tutela dei monumenti antichi, un concetto che sarà all'origine della moderna tutela delle belle arti. Il suo aspetto anche di persona che si è formata nel tempo, che ha continuato a imparare, che ha studiato per tutta la vita, è diventato architetto da grande, da adulto, e quindi ha potuto anche portare all'attenzione del Papa la necessità della conservazione dei, oggi li chiamiamo beni culturali, allora erano le antichità di Roma. È un arricchimento della percezione che abbiamo di lui e della sua grande arte alla luce anche di una grande cultura. Era il 1956 quando Menarini pubblicò il suo primo volume d'arte dal titolo Il Testimone d'Egitto, una tradizione che nel corso dei decenni non si è mai persa. Le monografie hanno spaziato da Beato Angelico, Antonello da Messina, Michelangelo e Caravaggio, ai Lorenzetti, Benozzo, Gozzoli e Pollaiolo. Avvicinare il pubblico all'arte italiana, una sfida che Menarini porta avanti con i volumi d'arte, ma anche attraverso le Menarini Pills of Art, pillole video pensate per far conoscere le curiosità legate alle opere di artisti rinascimentali. Negli ultimi anni abbiamo cercato di dare anche una svolta più contemporanea facendo le Pills of Art Menarini che sono sui canali YouTube. Sono delle micro pillole di circa 1 minuto e mezzo dedicate a ciascuno degli autori e in tempi ancora più recenti abbiamo fatto una versione junior che ha già raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni che si aggiungono agli altri 26 milioni di visualizzazioni che abbiamo fatto sulle Pills of Art per persone, diciamo, adulte.